Buongiorno a tutti. È un piacere da parte mia conoscervi innanzitutto e sarà una bellissima occasione per insieme conoscere meglio la figura di Sant'Antonio Abate, questo grande santo, padre della Chiesa, padre del monachesimo. E un santo che non avremmo mai finito di scoprire. Talvolta lo abbiamo un po' relegato, no? Così come il patrono del bestiame, di cose vere, tra l'altro, taumaturgo, il fuoco di Sant'Antonio, malattie, eccetera. Ma questo santo che è ben di più, è stato veramente un grande padre della vita spirituale. E nei giorni prossimi avremo modo, di scoprire tantissimi aspetti della sua vita, della sua dottrina, ancora validissimi e utilissimi per la Chiesa di oggi e per la nostra vita personale. Penso che potremmo tornare a casa veramente arricchiti, conoscendo meglio, questo santo che ci potrà fare da maestro di vita spirituale e potremmo vedere quanto il suo messaggio rimane attuale anche oggi, nonostante sia vissuto veramente tanti secoli fa, no? Perché un santo che è vissuto tra il 250 e i 360-70 d.C., capite che è assai remoto, non era delle nostre zone, perché è vissuto nella zona dell'Alto Egitto, verso Alessandria d'Egitto, la Tebaide, eccetera, eccetera, ma il cristianesimo di allora era molto più diffuso e diverso da quello di oggi. Tuttavia, ecco, il messaggio rimane ugualmente valido, attuale. E penso che possano essere veramente giorni arricchenti per ognuno di noi, sia per me che mi ci devo preparare e quindi è un po' come un insegnante, no? Che tante cose le ha imparate meglio dovendo insegnarle agli alunni. Se non le aveva capite bene in precedenza, le ha dovute capire per spiegarle agli altri. E così anche noi, sacerdoti, predicatori, magari santi, o aspetti della dottrina che abbiamo studiato superficialmente o fugacemente, dovendo poi spiegarli al popolo di Dio, si è obbligati ad approfondirli e anche a interiorizzarli e a semplificare talvolta dei concetti anche sempre non facili. Ecco, questo è un po' il mio desiderio e il mio progetto per questi giorni.